Siamo live? Sì, in perfetto orario, alle ore 21. Ok, allora Come visto, ti ho mandato anche la mail, ti ho detto alle 8 meno 10, ti ho mandato alle 20:50, sei proprio stato perfetto, come sei stato, infatti ho apprezzato lo sforzo di puntualità, ecco, sono quasi commosso, mi sono. Aspettiamo un attimino sì, facciamo due chiacchiere in attesa. Io non vedo chi si connette o meno, non so, tu vedi qualcuno connesso? Ma ancora sta Sì, dai, se si va. viaggiando ancora. Poi la metti tu su YouTube, vuoi che lo faccia io dopo? Ok. Ma vabbè, nessun problema. No, Non è un problema. vabbè, dai, abbiamo un record, c'erano zero connessi, io sarei partito con zero connessi. Ma d'altronde ci pensavo. I numeri dei lettori in Italia sono così ridicoli che ci Esatto. sta che poi non... No, Oh, zero connessi sono un po' pochini, no, dai, si sta animando, abbiamo ben tre, numero perfetto. Ah, perché io non ne vedo, io non vedo le connessioni, non vedo. Vedo solamente il live. Vabbè, senti, dai, se ci sono tre, direi non dobbiamo premiare, secondo me, i puntuali, no? Più Esatto. che i ritardatari. Vabbè, io dico solamente due cose per introdurti. Sono molto contento che Andrea... amico, non ti presento con i soliti titoli, ecco, ma amico recente, con grande piacere è entrato nell'istituto da poco tempo, ci ha portato tante idee, tanti punti di vista interessanti, come sicuramente sarà interessante la serata di questa sera. L'ho spinto un pochino Andrea, perché Andrea è un grande lettore. Anche se ultimamente mi ha confidato che è un po' in overflow, però diciamo, perlomeno fino a 2 mesi fa era un grande lettore che non so quanti libri leggesse, penso alla settimana, e ce ne ha consigliati dei libri bellissimi, e sempre molto interessanti, molto intriganti. Allora gli abbiamo suggerito, insomma, di fare una serata, il nostro Philab, noi lo chiamiamo, che sono quegli spazi filosofici particolari in cui si fanno interventi. Più pop, potremmo dire, più pop in qualche modo. E più pop non vuol dire più scadenti nei contenuti, ma neanche nel valore di quello che si dice, ecco, perché facciamo degli interventi un pochino più, diciamo, divulgativi, ma anche su tematiche molto trasversali, perché ne abbiamo fatte veramente, tra virgolette, di tutti i colori, però come istituto cerchiamo sempre di dare dei contenuti seri, anche quando li diciamo in modo più scherzoso. Ecco, questa è un po' la filosofia del Filab, perché questo appunto è un Filab. Non è una lettura testo, ecco, noi nelle serate, nei mesi precedenti abbiamo fatto una serie di letture testo in cui si leggeva un testo filosofico, si commentava, quindi serate tra l'altro riuscite molto bene peraltro, però molto più, come dire, da lezione tradizionale. Ne abbiamo fatti, io faccio sempre vedere il nostro libro. Abbiamo fatte tre letture testo dedicate a Florensky, Severino e Tommaso d'Aquino sulla tematica della contraddizione. Questo è il nostro volume. Anticipo già che del volume che abbiamo pubblicato all'inizio di quest'anno faremo un convegno a ottobre, di ottobre a Modena, in cui saranno presenti tutti gli autori del libro. Quindi ci sarà Giuseppe Barzaghi, Nicoletta Cusano, Federico Perelda, io, Enrico, Mario Enrico Cerigone e Silvano Tagliagande. Quindi sarà un modo per un pochino dal vivo mettere a confronto questi tre punti di vista incarnati da due studiosi dell'uno e dell'altro, in qualche modo. E quindi, venendo alla serata di questa sera, vi anticipo che probabilmente, salvo ripensamenti, sarà l'ultima serata che faremo per l'estate, perché non bisogna essere schiavi dei social, ci sono dei momenti in cui a un certo punto bisogna staccare con le attività e dare anche al tempo alle persone di leggere o di non leggere. Ci dirà stasera Andrea quale delle due alternative sarà meglio, forse tutte e due, anche se sembrerebbe quasi contraddittorio. E quindi ci rivedremo a settembre, dove riprenderemo con le nostre iniziative sempre su Facebook oppure su YouTube, dobbiamo un po' valutare, e il 2 ottobre convegno sulla tematica della contraddizione in Florensky, Severino e Tommaso. E io direi,
non vi lasciamo durante l'estate, perché chi ci segue su Facebook continuerà a vedere delle recensioni molto brevi di libri, e in questo periodo qua stiamo anche condividendo dei bellissimi podcast fatti da Giovanna Caselgrandi, che è direttrice dei Musei del Duomo, socia dell'istituto e anche mia moglie, tra le altre cose, dedicati proprio a alcune, diciamo, immagini, culture presenti nel Duomo di Modena. Sono podcast fatti molto bene, sono effettivi, e noi ogni settimana ne condividiamo uno, perché sono promossi in parte dai Musei del Duomo in collaborazione con l'Istituto Filosofico di Studi Domestici. Quindi non vi abbandoniamo quest'estate, non vi abbandoniamo stasera, e io direi, Andrea, non ho nient'altro da aggiungere, noi non ci presentiamo mai coi titoli, dico solamente la tematica, l'immagine è bellissima perché Andrea è anche un grande esperto pubblicitario, anche se lui non ama molto questa, questa sua qualifica, e sarà proprio dedicato al senso del libro e al senso della lettura. Andrea è sicuramente una persona adatta per trattare questa tematica, ve lo assicuro, perché a livello di libri ne ha letti veramente molti. Noi siamo dei buoni lettori, Andrea, non so, forse Andrea con un altro nostro amico Marco Prati si contendono il primato di numero di libri letti, non so quanti potrebbero essere, però occhio e croce, sono molti, sono. Andrea, va bene? Sì. Ti lascio la parola, sì. io resto qua, io ti seguo, mi tolgo dallo schermo, e se mi vuoi lasciare lì io mi tolgo, poi sì, magari intervengo se vedo delle domande particolari che ti stanno sfuggendo meno, oppure se c'è, non so, problemi di connessione, o se ho anche una domandina da farti, ecco. Ok. Non so quando parlerai, dopo alla fine speriamo che ci sia anche il dibattito delle persone, e quindi c'è la possibilità anche dopo di farti, sì, domande. Dopo il suo intervento. Allora, io faccio una cosa... Sì, ti metto giù. Ok. Allora, io ho fatto una cosa abbastanza rapida, visto che magari la gente poi vuole andare a prendersi un gelato, a prendersi il fresco, finalmente si può uscire, tra un po' ci toglieremo anche la mascherina, quindi faremo una cosa abbastanza rapida. Una cosa a cui tenevo molto, oggi, sì, ha detto bene Claudio, che ogni volta deve rimarcare il fatto che sono un pubblicitario, rinnegato, ma la cosa importante, sono un lettore, e da lettore cercherò di attraversare una questione che negli ultimi anni mi ha interessato tanto, cioè capire veramente perché leggo, perché leggiamo, e sono entrato anche nell'intimo, nel mio, vi mostrerò anche un lato del lettore, quale io sono, e ne parleremo proprio sulla strada che Claudio indicava, no? Di quanti libri leggo in un anno, quanti libri ho sul comodino, pur non essendo una lezione su di me come lettore, no? Allora, l'ho chiamata appunto The Dark Side of the Book. Saremo in pochissimi, secondo me, stasera, perché come vedremo da subito, innanzitutto voglio inquadrare un po' il fenomeno lettura nel nostro paese. Sappiamo che la lettura non è sicuramente una delle attività più amate in questo paese. In Europa siamo penultimi in classifica, ci supera solamente in questo triste primato, ci supera solamente la Grecia, e noi navighiamo tranquillamente, allegramente, nel penultimo posto nella classifica europea. Allora, iniziamo qui, Dark Side of the Book, proprio perché io voglio mostrarvi un lato paradossale della lettura, un lato paradossale sia riguardo la lettura in sé e per sé, ma anche in ciò che andiamo a cercare. Per cui questa immagine di copertina è molto efficace, perché rappresenta bene l'idea di una persona che va a cercare dentro il libro qualcosa che gli appartiene. E allora si innestano poi delle scelte sui libri che andiamo a leggere o che iniziamo a leggere. Partiamo subito con una percentuale, avremo anche qualche dato qua e là. Io vi chiedo anche di interagire con i commenti, perché purtroppo in presenza sarebbe stato molto divertente, anche per motivi tecnici su cui non vi annoio, utilizziamo un
una piattaforma di streaming che non è proprietaria di Facebook, e Facebook di conseguenza ci impedisce di lavorare, di fare dei sondaggi direttamente. Ma siccome non potevamo lavorare su Facebook direttamente, non ho la possibilità di lanciare dei sondaggi in diretta. Però lasciatemi con un commento cosa pensate. Ecco, 29,5% è la percentuale, e questi sono tutti i dati rilevati nel 2019, questo del 2019, non nel 2020. Questo capita un po' in tutti i settori in questo momento, perché il 2020, come sappiamo, è stato un anno molto particolare, e le tipologie e i dati che i dati che abbiamo che ci vengono forniti risultano fortemente falsati. Pensate un po' tutti quanti. Sulla lettura è stato un caso particolare, non so quanto sarebbe interessante comunque capire come il Covid, come la situazione che abbiamo vissuto ha cambiato le nostre abitudini di lettura. Ho paura che in realtà abbia abbassato anche questa percentuale, perché su molti contatti, molti amici, ma anche molte persone referenziate nel mondo della lettura, penso ad un'intervista che ho letto di Baricco, che diceva che durante il lockdown non aveva assolutamente avuto voglia di leggere, ed è una cosa che poi anche psicologicamente, non so perché, è dovuta al fatto che in un momento in cui l'assurdo sta accadendo, il fantastico, il fantascientifico è entrato dentro casa nostra. Andare a leggere qualcosa per svagarsi, insomma, non è proprio forse la scelta più ovvia. Però, insomma, quando usciranno questi dati, quando si avranno questi dati, si potranno confrontare. Intanto ci accontentiamo del 2019, che ci danno una fotografia sicuramente più costante rispetto agli accadimenti più recenti. Allora, nel 2019 il 29,5% degli italiani, attenzione bene, dichiara di leggere almeno in parte un libro all'anno, quindi parliamo veramente di praticamente nulla. Questo anche a giustificare i numeri che avremo stasera, perché i lettori sono veramente, veramente pochi. Ma questa, quello che a me un po' colpisce ancora di più è il dato successivo, ovvero il 5,9% degli italiani, ancora una volta dichiara, perché chiaramente non possiamo andare a vedere in casa loro cosa effettivamente fanno o meno, dichiara di leggere più di 7 libri l'anno. Questo perché credo che le persone poi reputino che 7 libri l'anno siano una cifra esorbitante. Ma anche quel dichiara, insomma, mi lascia un po' perplesso. Comunque, prendiamo per buoni questi dati e iniziamo subito con un po' una prima polemica che mi sta molto a cuore, che inizio subito per poi addentrarmi nel mondo profondo della lettura. Il 38%, che è già un buon numero dal mio punto di vista, il 38% degli italiani, comunque il 38% di quel numero esiguo di lettori che diceva di averne sfogliato almeno uno durante l'anno, lo legge solo su carta. Cosa vuol dire questo? Che in questi ultimi anni sicuramente la lettura digitale ha preso piede anche in Italia con incredibili vantaggi dal mio punto di vista. Però è proprio questo che io mi chiedo. Voi, la prima domanda che vi faccio, vi chiedo di mettendo in un commento cosa ne pensate, cosa preferite tra libri digitali, qui abbiamo un esempio di un, non so neanche cosa sia, se è un vecchio Kobo, e di fianco una libreria tradizionale con tutti i nostri bei libri. Ne ho sentito di ogni, no? Le persone dicono: ma sai, l'odore della carta, ma tenere un libro per mano, ecco, inizio a vedere il primo commento, libri cartacei, no? Questi bellissimi testi, possederli, averli in mano. Io sono un grandissimo fan della, non ve lo dico, Elena Sherry mi dice iPad. Attenzione, l'iPad sì, non è comodissimo da leggere. Qualcuno che mi dice Kindle per praticità e spirito green, ottimo Jacopo. Solo carta, Michele Gandolfi, non riesco a concentrarmi sugli ebook.
Anche questo, sì, questo è interessante. Allora, io amo tantissimo il mio ebook reader, ne ho avuti di ogni tipo, adesso sono su un Kindle Paperwhite con illuminazione a LED, fondamentale per chi vuole approcciare il libro. Perché dicevo, l'iPad è una cosa particolare, perché non consiglio a nessuno di andare a leggere su dei dispositivi che sono retroilluminati come l'iPad, perché danno noia all'occhio e a lungo andare non è una lettura piacevole. Mentre gli ebook reader, il Kindle e il Kobo, che sono le due principali, Amazon da un lato e come si chiama il produttore di Kobo? Non mi ricordo, Rakuten mi pare, sono arrivati ad un livello di tecnologico molto molto avanzato, per cui l'impressione di lettura è molto simile a quella della carta, ma soprattutto, al di là di questo, avere con sé un ebook, almeno per me, è una cosa fondamentale, perché no, Daniele Rovatti dice: solo carte, device di uso per lettura di testi brevi. A me piace molto girare con il mio Kindle, perché soprattutto quando vado in giro per lavoro o vado in vacanza, io sono di quelli che prepara la valigia, nella borsa, se devo viaggiare in aereo o in nave, metto due libri che sto leggendo, due o tre libri nello zainetto che porto con me, però poi solitamente nella valigia finisco per infilarne 6 o 7 con quelle ansie, e capirete poi perché, ansie da tossico di libri, non si sa mai che mi possa servire quel libro, non si sa mai che quel libro che avevo iniziato, che avevo lì, e allora me li porto dietro, me li portavo dietro. Con l'ebook reader, Rico Guidoni dice: carta per la filosofia narrativa, PDF per aggiornamento scientifico e professionale. Io faccio sostanzialmente questo: leggo moltissima narrativa attraverso il Kindle, anche perché posso leggere in tutti gli orari, del giorno e della notte, senza dare fastidio a nessuno, con la sua illuminazione discreta. Posso leggere al mare senza che il vento scompigli le pagine, la sabbia entri dentro e poi quando vado a chiuderlo fa quei rumori assurdi. Però la cosa che non riesco a fare è leggere la filosofia sui dispositivi elettronici, perché mi manca parecchio la possibilità di muovermi attraverso, in questo modo, proprio sfogliando brutalmente il libro, andando a cercare fotograficamente magari la parte cui devo tornare per recuperare quel concetto, no? Chiaro, la lettura narrativa è alquanto diversa, è molto più scorrevole, quindi non hai solitamente bisogno di tornare indietro per dire: ma cosa aveva detto quel personaggio? Filosofia, questo invece è più che comune, insomma, si deve spesso tornare indietro. E quindi io passo dall'uno all'altro. A volte tendo a comprare anche il libro cartaceo dopo aver letto la versione digitale, però la versione digitale è quasi sempre la mia prima versione. Poi, incredibilmente, poter trovarsi in, non so, lontani dal mondo, dove solitamente io vado in vacanza, anche lontani dalle librerie, e avere la possibilità di acquistare un libro e averlo immediatamente a disposizione è per me impagabile. Ma quello che mi colpisce di tutta questa grandissima attenzione nei confronti del libro, che mi colpisce, è che non capisco, è perché questo non succede su altri mercati paralleli, no? E mi riferisco, faccio un esempio, sul mondo della musica. Mondo della musica, ora, a parte quest'anno particolare in cui per la prima volta dopo tanti anni, anzi, per la prima volta dopo l'uscita dei CD, i vinili hanno superato i CD negli acquisti, ma è un caso poi anche particolare, perché ormai ascoltiamo quasi tutti la musica in streaming. Ma ecco, al di là della passione, al di là del gusto, io ho comprato come tanti un giradischi e compro dei vinili perché mi piace una certa sonorità, ma anche perché sono affezionato e attiva in me dei ricordi da bambino. Non credo che qualcuno di noi si possa lamentare o essere particolarmente nostalgico del cassettino del CD che si chiude o dell'audiocassetta che bisognava portare indietro con la penna Bic. Perché fondamentalmente a noi quello che interessa è ascoltare della buona musica. Quindi,
che sia in streaming, al di là dei puristi, perché è chiaro che l'MP3 rispetto a un CD audio ha delle differenze acustiche che per un orecchio attento sono importanti, ma per me non lo sono assolutamente, e soprattutto mi piace avere la musica a disposizione ovunque. Questo succede anche per quanto riguarda i film, ma addirittura anche il cinema, no? Nessuno di noi, credo, abbia la nostalgia del vecchio caro VHS che faceva saltare le immagini quando le testine erano sporche, poi si tirava fuori, si incastrava, bisognava riagganciarlo a volte con lo scotch. Ecco, non credo che nessuno abbia nostalgia di questo. Certo, magari oggi si consuma questa lotta tra il cinema di sala e lo streaming, ma anche lì è proprio un problema tecnologico. Oggi che quasi tutti abbiamo dei televisori da 50 pollici in su, siamo abbastanza avvezzi e ci piace vedere i film nella tranquillità di casa. Questo anche perché i cinema sono diventati dei parchi giochi in cui è difficile uscire senza aver speso 50 euro, soprattutto se hai dei figli che vogliono la qualunque. Allora dice, vabbè, stiamo a casa, forse è meglio, ci godiamo anche meglio il film. Però ecco, cinema e mercato della musica non hanno questa importanza. A me interessa il film, no? Voglio vedere Pulp Fiction, voglio vedere Logan, voglio vedere i film della Marvel. Allora, non è importante, è importante la resa, quella senza dubbio. Nella musica, idem. Nella letteratura, questo invece è stata abilissimo il mondo del marketing letterario a costruire intorno al libro un oggetto di culto assolutamente perfetto. Un oggetto che in sé è un oggetto, neanche un oggetto di metonimia, ma è proprio la metonimia per eccellenza. Metonimia o sineddoche sono praticamente la stessa cosa, non mi dilungo in questo coso, ma diciamo che è la figura retorica che indica la parte per il tutto, no? C'è una traslazione tra di significato, un vero e proprio scambio, per cui noi diciamo, come diciamo, ho bevuto una bottiglia di vino, e non ho bevuto la bottiglia, ma semmai ho bevuto il vino contenuto nella bottiglia. Allo stesso modo qua dico, ho letto un libro. Solo che questa metonimia non è qualcosa che si arresta alla figura retorica, è veramente diventata un elemento di una concretezza incredibile. Cioè, noi non siamo spesso in grado di andare oltre il libro, dovremmo considerare le storie, dovremmo considerare le poesie o ciò che andiamo a cercare all'interno del libro. Invece il libro rimane un oggetto ancora, perlomeno, fortemente iconico e legato alla nostra passione. Fin tanto che mi è capitato una volta all'università di fare conoscere dei ragazzi più grandi di me, seguire dei corsi di filosofia insieme e, parlando di libro, trovare un ragazzo che a un certo punto, mi ricordo esattamente, si trattava del simposio di Platone, facciamo un esame di estetica, lanciò questo libro per la strada che venne calpestato da un'auto e rimasi abbastanza. Io ai tempi ero uno che avevo anche litigato con la mia ragazza di allora, la mia ex ragazza, cioè che poi è diventata mia moglie, perché prestandole un libro, che ai tempi era Q di Luther Blissett, uno dei consigli di lettura per chi non conosce il collettivo che nel tempo si è trasformato e diventato più noto col nome di Wuming, leggendo questo libro lo piegava per me in maniera troppo violenta, no? Cioè sforzando le costine, poi tra l'altro un Einaudi stile libero che non è proprio il massimo della stabilità, della robustezza, per cui io la ripreso su questa cosa a momenti e finì la nostra storia a causa di questo libro. Quindi immaginatevi invece questo ragazzo all'università che prende un libro di Platone, lo lancia per la strada, ci passa sopra una macchina e lui dice, ma che cacchio me ne frega a me, io
devo ascoltare cosa dice Platone, non cosa dice quel libro. Il libro è un libro e non è quello che contiene, non significa assolutamente nulla. Da lì effettivamente ho forzato molto, ho cercato sempre di abbandonare un po' il culto feticcio nei confronti del libro. Cosa che poi in realtà diciamo ha esasperato semmai anche la mia voglia di lettura, soprattutto con l'arrivo dei dispositivi elettronici che hanno reso ancora più facile per me accedere alle storie. Ma da lì è iniziata un po' la mia idea che una cosa fossero i libri e una cosa fossero le storie, cosa che in realtà è ancora poco, forse chiara a chi ancora sostiene il culto del libro. Ho trovato questa riflessione che racconta un po' come il libro sia diventato per me una sorta di farmaco, e come ogni farmaco, come ogni sostanza di cui noi ci nutriamo, quando eccediamo nel suo uso, diventa una vera e propria droga. E infatti, quando ho letto questa frase, questo periodo di un libro di Anna Quinlent, mi sono trovato molto d'accordo e ve lo voglio leggere. Nei libri ho viaggiato non solo fino ad altri mondi, ma in me stessa. Ho imparato chi ero e chi volevo essere, a cosa potevo aspirare e cosa potevo avere l'audacia di sognare sul mio mondo e su me. Ma ho sentito anche che esistevo per gran parte del tempo in una dimensione diversa da tutti gli altri che conoscevo. C'era la veglia e c'era il sonno, e poi c'erano i libri. Una specie di universo parallelo in cui potevo essere un nuovo arrivato, ma mai veramente uno straniero. Il mio reale, autentico mondo, la mia isola perfetta. Ora, questa, se io vi dicessi che è la descrizione di una droga, lo dareste per vero. O sostituendo nel libro viaggiato, nell'eroina ho viaggiato, ma solo fino ad altri mondi, non solo fino ad altri mondi, ma in me stesso. Ho imparato chi ero, chi volevo essere. Forse magari non avrei imparato tanto, ma sicuramente è una descrizione molto vicino ad una descrizione di una sostanza che provoca dipendenza. E i libri provocano dipendenza, questo è assodato. E ora vi voglio raccontare proprio per questo la storia della mia dipendenza, che, come diceva Claudio, Andrea è un grande lettore negli ultimi mesi, però non negli ultimi mesi ha un po' abbandonato, proprio perché ho cercato di elaborare questa idea di libro come droga. Anch'io lo uso in senso sinedotico, cioè è proprio il libro inteso come storia. E la mia droga in particolar modo è stata quella di Anobi. Anobi è un social network che probabilmente qualcuno conoscerà, ma non è certo un social network mainstream, è un social network di nicchia, tra l'altro è stato anche nei numeri sorpassato da dei nuovi social network come Goodreader, ma io sono rimasto affezionato a questo social così sgarrupato, nemmeno poco user friendly, anche se ultimamente da pochi mesi è stato rilevato da una nuova società. Era negli ultimi anni, era in mano alla Mondadori, che aveva investito veramente poco. Comunque, in questo social network si incontrano le persone che leggono, e inizialmente si incontravano veramente solo delle persone che erano dei grandi lettori. Ti permette questo social di inserire il codice ISBN, che è il codice di 13 cifre che identifica quella singola copia, cioè quella tiratura di copia, non la copia unica che hai tu, lo identifica e ti in automatico far caricare sul tuo profilo tutte le indicazioni del libro, la copertina, ti fa vedere tutte le copertine, tu puoi scegliere quella che ti appartiene, quella del libro che hai letto o quella che ti piace di più. Numero di pagine, statistiche di lettura, indicazioni di note fatte da altri lettori, citazioni, tutto ciò che riguarda quel libro. Tra l'altro il nome di Anobi deriva dall'animaletto, il simpatico vermetto, che è Tarlo della Carta, che va a rovinare i tuoi libri, ed è proprio
il colpevole di quel piccolo ingiallimento del libro che col tempo porterà quella ca la carta un po', un po' a disgregarsi veramente e quindi a lasciarti con nulla di più nelle mani. Ma la cosa più particolare, la cosa più interessante, almeno in un primo momento, per me era il discorso delle statistiche. Questo è uno screenshot della mia statistica di lettura libri, perché appunto Anobi ti permette di avere tutta una delle metriche sulle tue letture. Allora, tralasciando l'anno col punto interrogativo, che è l'anno in cui ho attribuito un po' la maggior parte dei libri che avevo con me, ho iniziato a scartabellare, a mettere lì i codici per avere la mia libreria. Diciamo che da 2007, probabilmente dal 2008, inizia il mio vero percorso di lettura, cioè inizio a mettere ogni singolo libro nei miei. Nella mia libreria. E quindi, come potete vedere, cerco ho una certa, tra l'altro c'è una lettura stratificata anche 2008, 2009, 2010, 2011, una flessione, nasce mio figlio Diego. Ed è l'anno anche del passaggio al digitale, perché vivendo in una casa piccolina, in attesa di Diego, decidiamo di far fuori la libreria. E mia moglie mi regala un lettore digitale per non farmi piangere eccessivamente nella mancanza di libri, per poi riprendere nuovamente la lettura. Ora, io stavo sempre intorno alla settantina di libri l'anno, settantina di libri puliti, perché poi inizia l'ossessione che faccio vedere anche la statistica successiva, che riguarda invece le pagine lette. Che in effetti è un po' più affidabile. Quando però appunto inizia questa ossessione con Anobi, iniziano i dilemmi. Leggo un libro piccolo che mi fa numero sui libri, o leggo un libro grande che mi fa poco numero sui libri, ma mi fa un grande numero di pagine. Non lo so, però inizio veramente a leggere evitando libri troppo di nicchia. Che so, pur avendo un ISBN pubblico, so che Anobi non riconoscerà o ci metterà dei mesi a caricare quel libro, quindi a dirti: ok, grazie, questo libro finalmente l'abbiamo messo, perché servono poi tutta una serie di requisiti. Inizio ad evitare i libri che non hanno un codice ISBN, lavorando nel mondo della comunicazione mi capita spesso appunto di avere anche libri di amici che dicono: no, mi puoi leggere il mio libro che è una correzione prima della pubblicazione? Ecco, quello per me è un'ansia, era un'ansia, perché cavolo, leggo un libro che non mi entrerà nel conteggio, porca miseria, la mia classifica. Quindi finisci i libri perché devi finirli. Guardi, corri con l'orologio per cercare di la rilettura di un libro, tra l'altro ansia grandissima, perché Anobi in un secondo momento, mentre in un primo momento aveva dato la possibilità di avere più letture di uno stesso libro, a un certo punto elimina questa cosa, quindi finisce anche la rilettura di un libro. E questo proprio perché da tossico di libri inizia a non ragionare più il piacere della letteratura, ma diventa una performance assoluta. E questo quindi mi porta a chiedermi, e mi ha portato a chiedermi, ma leggere mi rende una persona migliore? Essenzialmente no, visto poi il modo in cui ho iniziato a vivere la lettura. A vivere la lettura. Anobi, tra l'altro, era un bellissimo mondo perché inizialmente c'erano veramente dei lettori forti e gran parte dei miei contatti che mi permettono di avere una rete affidabile di consigli di lettura, perché poi riuscire ad orientarsi all'interno del mercato editoriale, sapere cosa leggere non è semplicissimo. E in un primo momento Anobi forniva queste indicazioni, c'era cioè della gente veramente che dava i voti che andavano dati ai libri, leggevano dei libri di cui non avevo mai sentito parlare, ma che mi fidavo seguendo i loro consigli. Attualmente, da qualche anno, si è aperto al mondo, sono entrate tantissime persone, per cui
È incredibile come le classifiche si siano annacquate. Oggi 5 stelle c'erano libri come Underworld di DeLillo, libro fantastico, molto difficile da leggere, ma ce l'ha anche Gramellini. Allora, per carità, nulla contro Gramellini, ma parliamo di due universi che non si guardano nemmeno lontanamente. Se leggere ci rende migliori dipende però essenzialmente come qualsiasi elemento di cui ci nutriamo dalla qualità. Per questo era importante, è stato per me molto importante stare su Anubi perché mi garantiva questo apporto qualitativo e non del cibo spazzatura, del junk food tradotto sul mondo della letteratura. Ma per capire se leggere fa bene o fa male, dovremmo comunque capire che cosa si tratta, che cos'è la lettura, cosa significa leggere. E andiamo come sempre verso un viaggio etimologico del verbo leggere che è legato che è leggere latino con il significato del raccogliere qualcosa, o anche dire, perché poi c'è un'assonanza col logos greco, col termine Lego greco derivato dal da logos, per cui anche qua racchiude una incredibile quantità di significati, parola, discorso, causa, ragione, ma soprattutto diciamo che il valore del leggere è proprio quello di raccogliere, no? E quindi cogliere il significato profondo del testo che si ha di fronte. Questo chiaramente comporta una certa complessità, cioè sarebbe stato più facile forse dire, ecco, leggere significa iniziare un libro dalla pagina 1 fino alla pagina 100, se finisce a pagina 100 allora puoi dire di averlo letto. E invece scopriamo che appunto le statistiche su Anobi mi portano in ansia da prestazione, mi portano a fare una gara su me stesso, ma non mi portano certo a capire magari meglio un libro o a poter dire, ho letto questo libro? Non l'ho letto. Ecco, Anubi mi poneva di fronte a questa definizione. Bene, l'ho letto. Ma poi soprattutto una delle grandi ansie era quella anche di dare dei voti, no? Da 1 a 5, c'erano cioè le stelline, magari su dei libri così importanti, ma come posso dare io un voto a l'Ulisse di Joyce? Faccio per dire. Ma soprattutto, appunto, visto che noi in quanto lettori abbiamo un mondo sterminato verso il quale dobbiamo affacciarci. E questo mondo è fatto di questi dati. Questi sono dati ancora del 2019, mercato italiano. 237 sono i libri pubblicati al giorno. Scusate, libri unici, quindi non parliamo di tiratura, no? Ognuno di questi libri avrà una tiratura media intorno alle 3.000 copie. Sono 237 libri pubblicati al giorno, che significano 86.505 libri pubblicati all'anno, ogni anno in un paese come l'Italia, quindi neanche un paese di grandi lettori. Questa è la cifra verso la quale dobbiamo guardare, no? Quindi è ben poca cosa pensare che io possa essere arrivato in anni di grande transagonistica ad 84 libri letti in un anno. Di fronte a 86.505 libri pubblicati in un anno è assolutamente nulla, ma è ancora meno su questo numero. Questo è un numero complesso. Che è riferito ad uno studio che fece Google nel 2010, uno studio complesso perché non è assolutamente facile, se ci pensate, poter censire e calcolare il numero di copie uniche presenti in tutto il mondo. Tra l'altro, si tratta di copie, per copie uniche si intendono anche, medesimi libri in traduzione differente, che non è una banalità, perché ogni libro ha una sua vita anche
anche nella traduzione, la traduzione lo riattualizza, si modificano, può essere peggiore, può essere migliorativa, ma essenzialmente molto spesso permette una lettura diversa di quel libro. E non solo questo, anche gli apparati critici, quindi le note, la prefazione, l'introduzione, aggiunte che ha potuto fare l'autore se ancora in vita, o magari l'editore per motivi diversi. È uscita proprio un paio di settimane fa un libro che ho già in tre copie, Ubik di Philip K. Dick, altro piccolo consiglio di lettura per chi vuole leggere qualcosa di particolare, uscita in una nuova traduzione che sono molto curioso di leggere, nonostante appunto abbia un po' tutte le edizioni della Fanucci, che sono edizioni bellissime, molto colorate con delle copertine fantastiche. Ma anche questa è la Mondadori, è una bellissima copertina. Quindi diciamo 129.864.880 libri. Quindi non possiamo dire, come Enrico Guidoni dice, siamo un paese di scrittori, non di lettori, ed è verissimo. Anche di editori, perché pubblichiamo molto più di quanto leggiamo, ma qui appunto ci sarebbe un'altra puntata di Dark Side of the Book, sarebbe sul il tema della pubblicazione, delle pubblicazioni, delle case editrici e di come realmente gran parte di queste case editrici, soprattutto quelle piccole, guadagnano, ma non è questo il caso. Siamo però fondamentalmente dei non lettori, perché? Perché di fronte a numeri di questo tipo non possiamo certo aspirare, nemmeno con una vita di sacrificio, alla lettura di una significativa parte di libri. Ma chi ha fatto degli studi di un certo tipo sa quanto è necessario confrontarsi con la non lettura. Quando ho finito il mio percorso di studi in filosofia, non avevo certo letto tutti i libri di filosofia, anzi, ne avevo letto forse che una minima parte. Tra l'altro, gran parte degli esami che ci si trova a dare all'interno della facoltà di filosofia, che ci si trovava a dare, perché ormai anche lì cose sono cambiate, tantissimo, era magari, portare l'analisi di un libro come La fenomenologia dello spirito di Hegel, faccio per esempio, che non leggi, ma perché porti all'esame 12-13 libri che parlano della fenomenologia dello spirito di Hegel, dissezionandola, massacrandola, ricomponendola, ma spesso senza portare il libro in versione originale. E mi ricordo che per l'esame di storia della filosofia decisi di andare in biblioteca a vedere qual era il manuale di storia della filosofia che il professore consigliava nel programma e mi ritrovai di fronte a tipo 15 volumi dell'Enciclopedia Treccani enormi. Capì immediatamente che non avrei minimamente potuto leggere quell'enciclopedia prima di dare l'esame. Quindi dovevo affrontare il tema della non lettura. Ammettere di non leggere un libro è una delle cose più difficili in un paese di non lettori, tra l'altro è anche paradossale, ma è così. È difficile dire di non aver letto l'Ulisse di Joyce, ma io credo che molti di noi non l'abbiano letto. Io in particolare, ognuno di noi ha i libri che non ha letto, ecco, l'Ulisse di Joyce per me. Mi ricordo che una volta facevo Aikido con un professore di inglese, un ragazzo carinissimo, e mi ricordo che avevo comprato il libro l'Ulisse di Joyce perché quasi sempre io ogni anno mi dedico ad un grande capolavoro, questa mia impossibile opera di lettura e mi trovavo in difficoltà perché leggere Ulisse di Joyce è una palla mostruosa, soprattutto se hai la pretesa di leggerlo prima di andare a letto, no? Per cui ti addormenti e collassi, cosa che succede poi anche con i libri di filosofia, che infatti meritano un tipo di lettura completamente differente. E allora mi ricordo che mentre eravamo negli spogliatoi ho detto: ma senti, dai qualche consiglio per leggere Ulisse di Joyce, perché sto facendo fatica. E io mi ricordo che lui si stava insaponando, si è fermato e fa: ma tu vuoi leggere Ulisse di Joyce? Sì, ma sei scemo, ma io non l'ho mai letto. Ora,
forse non mi ricordo neanche bene, si è detto non l'ho mai letto, però il senso era quello. Un altro dei libri che non ho mai letto, nonostante abbia provato più volte, è Guerra e Pace. Quindi lo ammetto di essere dipendente dai libri, ma ammetto anche di non aver letto questi libri. Alla ricerca del tempo perduto di Proust, poi sfido chiunque a dirmi l'ho letto perché è un libro enorme, ma visto che poi non voglio soltanto fare la figura dell'incompetente sfigato, chiedo a voi: avete mai letto Thomas Bernhard? Conoscete Thomas Bernhard? Mentre aspetto magari le indicazioni, vi dico un po' chi è Thomas Bernhard. Cioè, innanzitutto fa parte di quella categoria di scrittori che nessuno conosce, ma a un certo punto ti ci imbatti, lo leggi, rimani sconvolto, chiedi al tuo vicino, dici, oh, ma insomma, Bernhard? Ah, ma come, non l'avevi mai letto? È uno degli autori più grandi che tutti gli scrittori. E tu dici, vabbè, ma dirlo prima... Quindi esistono anche i libri, non solo i libri che non hai letto perché ormai, nonostante siano dei grandi capolavori, magari appartengono a degli universi molto distanti e richiedono veramente uno sforzo di comprensione e di lettura, ecco, che con Proust e Joyce, un anno con Proust e Joyce, una faticaccia. Sì, è proprio questo, perché poi è veramente un lavoro che ti ripaga, ti ripaga, ma è difficile, però tendiamo a non ammettere magari questo. Ecco, Silvia non ha mai sentito parlare di Thomas Bernhard, è una delle letture più difficili che abbia fatto nella mia vita, ma che vale veramente la pena di fare. Scrittore austriaco, odiatore seriale di qualsiasi cosa, dai genitori alla sua nazione. Uno di quelli che ti dice che nei suoi libri ti dice che lui è cresciuto in un collegio cattolico che poi a un certo punto durante il nazismo si è trasformato in collegio nazista, e lui dice, beh, in fondo non è cambiato assolutamente nulla, quasi quasi preferivo il collegio nazista, era più umano di quello cattolico. Ma un tipo veramente attore di teatro importantissimo, ma che ha scritto dei libri da leggere. Ecco, Thomas Bernhard, che è veramente complesso, ma se volete approcciarlo, la trilogia biografica, Una cantina, Il respiro e il terzo non mi ricordo, vale assolutamente tutto. Quindi la complessità dell'avere a che fare con i numeri che abbiamo detto, con la complessità della lettura di libri che richiedono veramente uno sforzo incredibile, poi se siete ossessionato come me dalle metriche di lettura, leggere un libro come Joyce è una bella palla, perché porta un numero, cioè hai letto un libro per un anno, poi sì, magari nelle pagine saliamo, però insomma... Mi spavento un po' la classifica, ma date queste condizioni, noi abbiamo a che fare soprattutto con il contenuto del libro e il contenuto rispetto alla collocazione. E, purtroppo anni fa provai a leggere Moby Dick, una traduzione di Pavese, ma mi sono arreso. Anch'io, anche per me Moby Dick è stata un po' una grande delusione, che mi porta proprio poi a questo punto, l'importanza del contenuto riguardo alla collocazione che questo contenuto ha all'interno di un'idea di biblioteca che si può definire biblioteca collettiva. Perché così come all'università puoi non aver letto La fenomenologia dello spirito di Hegel, non aver letto, perché anche qua capire poi cosa significa aver letto, averlo letto tutto, averlo sfogliato almeno o solo in parte, e soprattutto una volta che il libro è stato letto, quanto ci ricordiamo, e torniamo al senso di leggere, no? Raccogliere e portare con sé il senso profondo. È chiaro che questo ci dà un'apertura, perché io posso non aver letto un libro, non posso non aver letto La fenomenologia dello spirito di Hegel, posso non aver letto L'Ulisse di Joyce, posso anche sospettare di non aver letto La Divina Commedia, perché a seconda del tipo di lettura che fate negli anni scolastici probabilmente non l'avete propriamente letta, però sapete dove collocarli
all'interno della, di una, della vostra, della grande biblioteca collettiva. E questo è il segreto, secondo me, dei grandi lettori che sanno parlare di libri che non hanno letto. Perché sanno esattamente dove e come questi libri si situano all'interno del nostro mondo culturale, quali sono le relazioni, quali pensieri hanno scaturito, quali altre linee di pensiero hanno, hanno fatto nascere, in che relazione sono stati con il passato. E certi libri non possono, penso anche la fenomenologia dello spirito di Hegel, ma non è un libro che esiste perché esiste un percorso storico, esiste perché all'interno di un mondo di relazioni, per cui non è più significativo pensare di aver letto quel libro, no? Quei libri, perché fondamentalmente noi sappiamo dove trovarli, dove situarli. E ho trovato in un libro che non ho letto, per chiarirci appunto cosa significa la lettura, L'uomo senza qualità di Musil, ma un libro di cui potrei anche parlare, proprio perché non l'ho letto, ma ho trovato questo passaggio veramente emblematico, significativo per la serata di oggi, no? C'è questo generale che vuole conquistare il mondo e conoscere tutto del mondo, e quindi si presenta in questa grandissima biblioteca e avviene questo scambio di riflessioni e battute con, tra il generale e il bibliotecario, no? Il bibliotecario gli dice: ormai ci sono quasi soltanto scrittori, quindi, no, rispondendo a Ghidoni, non è forse un problema solo nostro e non solo di quest'epoca. Ormai ci sono quasi soltanto scrittori e pochissime persone che leggono. Generale, si è mai chiesto quanti libri si stampano all'anno? Noi ce lo siamo detti. Se ben ricordo, escono più di 100 volumi al giorno nella sola Germania e ogni anno si fondono più di 1.000 giornali. Chiedo spiegazione al bibliotecario. Sai quanti volumi contiene quella dannata biblioteca? 3 milioni e mezzo, mi ha risposto. Siamo circa al 700 millesimo, dice lui, ma io mi metto a calcolare. Beh, non voglio annoiarti, ma al ministero ho fatto il conto con carta e matita. 10.000 anni mi ci vorrebbero per venirne a capo. Signor generale, dice, parla il bibliotecario, lei vuole sapere come faccio a conoscere questi libri uno per uno? Ebbene, glielo posso dire, perché non li ho mai letti. E nella storia di questo bibliotecario, del libro di Musil, è un uomo che scappa dei libri, non vuole libri, perché la lettura di un solo libro lo incastrerebbe all'interno di quel libro, facendogli perdere la visione d'insieme. Per cui in realtà gli unici libri che questo bibliotecario si concede sono i libri sui libri. Vedi i propri cataloghi che mettono luce su la collezione di libri incredibile che ha all'interno della sua biblioteca. Ma la domanda è soprattutto: leggiamo veramente? Quanto a fondo leggiamo un libro? Sono domande veramente difficili, no? Penso a quanto a volte mi sia capitato di approcciare un libro 2, 3, 4 volte, non riuscire a leggerlo e la quinta volta scoprire che è il libro più bello che abbiamo letto. Mi è capitato con un libro, questo non ve l'anticipo perché c'è un incipit di questo libro, ma mi è capitato anche con Underworld di Don DeLillo, anche questo primo libro che vi consigliavo, sulla linea del grande romanzo americano, un grande tentativo cui gli scrittori americani si sottopongono, un libro che trovavo un libro noiosissimo, ma che poi ho scoperto essere un libro bellissimo. Libri bellissimi che dai ai tuoi amici e che non apprezzano. Abbiamo letto veramente lo stesso libro o sono libri differenti? Cosa dire quando leggiamo qualcosa, l'autore ci dice qualcosa su quel libro e noi lo leggiamo e troviamo qualcosa di assolutamente diverso? E come si può dire di aver letto veramente a fondo un libro?
La mia professoressa di filosofia del liceo ci raccontava che lei ogni anno si regala la lettura della Fenomenologia dello spirito di Hegel, dicendo che ogni volta era come leggere un libro differente. E non stento a crederci, questo è assolutamente vero. Sapere i libri che ho letto è molto difficile. Ci sono libri che non ricordo nemmeno di aver letto. Mi viene in mente libri di Camilleri perché spesso passano in TV gli episodi di cui ho letto il libro e non mi ricordo di averli letti minimamente. O magari poi a un certo punto c'è un particolare che mi dice: ah, cavolo, Massimo, l'avevo letto. Capita anche a volte di. Da poco mi era capitato, era una cosa però. Di leggere un libro e verso la fine scoprire che l'avevo già letto, però non me lo ricordavo. Così com'è confondere i libri? A volte si parla anche di, parliamo di libri, ma abbiamo un'idea vaga, quindi l'abbiamo letto veramente, se leggere, raccoglierne l'essenza profonda, forse no. E questo è l'incipit di un libro che mi stava per sfuggire prima, uno dei miei preferiti. Vi propongo questo incipit così perché abbiamo fatto un gioco con un amico, in pieno lockdown, stavamo lavorando, scrivendo, tutti e due scriviamo, e ci siamo detti, dai, mandiamoci un vocal ogni giorno con un incipit di libri. Però non facciamo gli stronzi, scusate il francesismo, l'incipit di libri che conosciamo. Ecco, la cosa incredibile è che forse abbiamo fatto una decina io, una decina lui, credo che lui ne abbia indovinato uno, io nemmeno uno. Vediamo se qualcuno indovina questo, poi vi dirò di cosa si tratta. Tutta colpa di Terry e il mio sassolino nella scarpa. E se proprio devo essere sincero, è per togliermelo che ho deciso di cacciarmi in questo casino, cioè di raccontare la vera storia della mia vita dissipata. Fra l'altro, mettendomi a scribacchiare un libro alla mia veneranda età, violo un giuramento solenne, ma non posso non farlo. Non posso lasciare senza risposta le volgari insinuazioni che nella sua imminente autobiografia Terry McKeever avanza su di me, le mie tre mogli, o come dice lui, la troica di, non ve lo posso mettere perché altrimenti capireste immediatamente, la natura delle mie amicizie con Boogie e ovviamente lo scandalo che mi porterò fin nella tomba. Il tempo, le febbri, questo è il titolo della messa cantata di Terry, è in uscita per i tipi del gruppo, chiedo scusa, il gruppo si scrive così, una piccola casa editrice di Toronto che gode di lauti sussidi governativi e pubblica, su carta riciclata potete scommetterci la testa, pubblica anche un mensile, La Buona Terra. Se qualcuno dovesse riconoscerlo, lo lessi io al mio amico, che non è uno dei libri che anche lui ha letto e che ha amato tantissimo, è decisamente uno dei libri più belli della letteratura contemporanea del Novecento, non l'ha riconosciuto e probabilmente nemmeno io l'avrei riconosciuto, perché poi in fondo la verità, almeno le conclusioni a cui sono arrivato io sono queste. Che in uno stesso libro ognuno di noi legge solo quello che gli serve, ciò che vuole, ciò che è più utile o ciò che conferma le proprie convinzioni. Questo è il motivo per cui credo che sia veramente difficile dire io ho letto un libro. Cioè sì, è vero, io l'ho letto, ma che libro ho letto? Non è sicuramente il libro che ha letto il mio amico, se non tangenzialmente, se non per alcuni punti. Non è nemmeno il libro che ho letto tempo fa. Poi vedo qualche domanda, le scorro dopo. Perché sostanzialmente, al di là di tutto, io credo che proprio questo, per libro letto, noi intendiamo un accumulo composito di frammenti di testi che poi sono rielaborati nell'immaginario, e senza alcun rapporto con i libri degli altri. Anche se fossero materialmente identici a quelli che abbiamo avuto tra le mani, questo che vi stavo dicendo è lo stesso libro, stessa edizione, stessa traduzione, ma abbiamo letto due libri differenti, perché torniamo ad un'idea di letteratura collettiva
di biblioteca collettiva, per cui ciò che noi leggiamo è sempre un filtro della nostra, delle nostre convinzioni e del nostro mondo, che vanno a costruire un'idea di libro interiore, libro che è dentro di noi, no? Che è fatto delle nostre credenze, la nostra etica, la nostra idea di mondo, quindi ciò che distingue il bene e il male, se il bene e il male sono distinguibili, tutto ciò che ci porta appunto a interpretare in modo preliminare il testo. Noi d'altronde lo facciamo costantemente, se prendiamo in mano un libro di Dostoevskij siamo immediatamente portati e calati in una realtà differente, almeno in una realtà stereotipata di ciò che immaginiamo essere il mondo della Russia dell'Ottocento, no? E anche il nostro stato d'animo che ci portiamo dietro dalle letture passate, dai libri che ci hanno imposto, i libri letti, quelli che non abbiamo letto e quelli che abbiamo dimenticato. Poi nulla è molto lineare, no? Dicevo prima Guglielmo Mazzetti che dice devo dire che l'estate dopo la maturità mi lessi I Promessi Sposi, lo trovo eccezionale, tant'è che dei passaggi me li ricordo ancora. Capita anche questo. Io ad esempio sono innamorato della Coscienza di Zeno, libro che mi venne imposto in seconda superiore, ma che amai tantissimo. Mia moglie lo odia. Io le ho letto più volte dall'ultima sigaretta, che credo sia forse proprio il primo capitolo della Coscienza di Zeno. Lei è una fumatrice accanita, quindi ci tenevo a leggerglielo. Lei quel libro lì lo odia e l'ha sempre odiato dall'imposizione. Diciamo, ma non è mai lineare questo meccanismo. Ci sono libri che sei costretto a leggere che sono bellissimi e libri che invece puoi leggere ma non liberamente, li hai scelti tu, ma non fanno breccia. E cos'è quindi il libro interiore, sostanzialmente il punto cui finale a cui volevo arrivare? È un libro intessuto di fantasmi che appartengono a noi, inevitabilmente a noi, e torno adesso anche fondamentalmente alla sintesi estrema che ne ha fatto Enrico Ghidoni anticipando, di cui noi siamo gli autori. Il libro interiore individuale è attivo nel nostro desiderio di lettura, e cioè nel modo in cui cerchiamo e poi leggiamo i libri. È l'oggetto fantastico del quale vive ogni lettore, del quale i libri migliori che incontrerà nel corso della sua vita non saranno che dei frammenti perfetti, stimolando con ciò a proseguire la lettura. Chi legge tanto è sempre alla ricerca. Io ho tante spie, ho tanti canali che mi aiutano nella mia ricerca del libro interiore, che è una grande frustrazione, perché poi fondamentalmente non lo troverai mai. Ma la stessa cosa accade anche nella scrittura, quindi passando dall'altro lato, che un altro lato non è, perché fondamentalmente vediamo come le due cose tendano a convergere, sono soltanto due modi diversi di vivere la stessa cosa. Perché anche per lo scrittore lavora al suo libro interiore, perché la sua insoddisfazione è fondamentalmente un'insoddisfazione così ampia da comprendere anche i libri stessi che lui ha scritto. Ma la molla che l'ha portata a scrivere è spesso l'idea che, non riuscendo a trovare nei frammenti di letteratura a cui lui attinge il libro interiore, dice: bene, allora provo io a scrivere ciò che vorrei leggere. Ma anche questa tende ad essere poi un grande fallimento, come nel corso che seguivamo con uno scrittore molto molto bravo che ci raccontava la sua idea di letteratura come un grandissimo fallimento. Qualsiasi cosa che tu deciderai di scrivere sarà un grande fallimento, ma dovrà essere il fallimento più bello che tu abbia mai fatto. E così appunto per lo scrittore, com'è possibile iniziare a scrivere o continuare a farlo senza questa immagine ideale del libro perfetto? Cioè un libro che poi è dentro di noi, che lo scrittore cerca di avvicinare, ma forse è impossibile da raggiungere, così come per noi è assolutamente impossibile
Okay. È assolutamente impossibile definire il libro interiore, ma sostanzialmente è il libro che ci rappresenta, che non è da, assolutamente da nessuna parte, per cui noi leggiamo solo ciò che realmente ci appartiene, ecco. Questa era la mia riflessione con la quale voglio chiudere, insomma, nulla di che, per dirvi che dobbiamo fare, dobbiamo confrontarci con la non lettura, non avere vergogna di non aver letto dei libri anche importanti, perché con la non lettura dobbiamo scendere a patti e dobbiamo abituarci a vivere nella non lettura, proprio cercando le relazioni tra i libri e imparando a surfare tra i contenuti. Quindi sono stato nell'ora, vi ringrazio per l'attenzione qua, se volete ora scrivere, ora vado un po' a guardare nei vostri, anche riporto su, no, sei già su Claudio? Ci sono. Torno ai, vado un po' sui commenti a vedere se c'è qualcosa che... Noi siamo già. Sì, quello di Jacopo lo essere alla fine, sono tornato su in alto. Il libro è bello come oggetto da collezione, per esempio ho acquistato il libro del Saussure, anche perché era un'edizione con sovracopertina. Beh, sì, anch'io qualche libro mi è stato regalato, qualche edizione di pregio. Io poi, vabbè, ho un problema, essendo anche asmatico, non amo proprio i libri di una certa età. Però mi piace, ho una versione molto vecchia delle Confessioni di Sant'Agostino, per esempio, qualcosa di filosofia così. Sergei ci dice: nei tempi sovietici i libri furono unica valuta stabile negli scambi naturali, una raccolta delle opere di Hemingway per esempio poteva valere un tappeto handmade asiatico. Beh, molto interessante questa cosa. Poi, siamo un paese di scrittori, non di lettori, assolutamente. La Silvia, che non ha sentito Bernard, ma vedo che probabilmente non l'ha sentito mai nessuno, ma ne esistono tanti che fanno questo effetto, no? Allora, la traduzione di Pavese di Moby Dick, sì, noi siamo più... Io non so se l'ho letta, io forse ho letto la traduzione, come si chiama il traduttore dell'ultima versione di Signore degli Anelli? Fatica. Fatica, io credo di aver letto la sua, però ne rimasi deluso, ma secondo me quello per altri motivi, perché ecco, un libro che puoi non leggere, Moby Dick, probabilmente, l'hai letto così tante volte nell'infanzia, fumetti, cartoni animati, per cui io mi ero fatto dei viaggi incredibili, quando l'ho preso mi sono detto, ma è tutto qui, ma che, cioè, una storiella, no? Ma io mi aspettavo un'epica, già quando l'ho comprato mi ricordo, infatti ero rimasto deluso, mi aspettavo una roba in 3 volumi, stile Signore degli Anelli, perché pensavo che questi personaggi fossero così caratterizzati. Poi domanda abbastanza cattiva da la mia amica Elena, mi dice: ma gli audiolibri sono considerati lettura? No. Cioè, allora dico no perché lettura, in un senso no, in un senso sì. La lettura è un'azione molto particolare. Faccio, se c'è ancora Enrico Guidone in collegamento, faccio riferimento al libro Proust e il Calamaro, che ha presentato anche lui in una lezione tempo fa, sul significato, su cosa, sul cervello che legge. E quindi, seguendo quell'indicazione, no, non è lettura. La lettura è un qualcosa di richiede uno sforzo. Poi non so se ascoltare possa attivare le stesse aree del cervello che attiva la lettura, che è una lettura spaziale, no? È una lettura fotografica, mentre lì tu sei legato all'ascolto. È vero però che è legato al mondo delle storie e che fondamentalmente poi la lettura come la conosciamo noi è molto, è recente rispetto al modo in cui le storie e la letteratura si è fatta strada nel mondo. Quindi non lo so, sarei una riflessione interessante che si potrebbe fare, che va al di là forse del termine stesso lettura. Ecco,
Ecco, Socrate sarebbe d'accordo, però, cioè direbbe no, non... cioè, è più importante ascoltare che leggere. Anzi, sarebbe il male. Guidoni mi ha spoilerato dicendo siamo noi l'autore, esattamente così. La Silvia che qua ci dice, nella prefazione al mondo raccomanda di leggerlo due volte, Schopenhauer nella prefazione al mondo come volontà e rappresentazione raccomanda di leggerlo due volte, io l'ho letto quattro volte e ogni volta ho scoperto qualcosa di diverso. Ci sono libri che vanno letti e riletti dopo qualche anno e sono miniere inestinguibili. Assolutamente vero, anche se non si tratta di traduzioni, ma anche la stessa copia letta a distanza. Perché? Essendo noi gli autori, essendo noi cambiati nel giro di pochi giorni, essendo persone completamente diverse, guardiamo e leggiamo quei libri in modo completamente diverso e quindi ci arricchiscono in modo nuovo. Sì, allora, aspetta, perché sono andato giù. Ecco la coscienza, di Zeno da leggere e rileggere, assolutamente. Grazie, nessuna Giovanni cosa. Verga. Sì, allora, noi siamo ciò che leggiamo, esattamente. Sei riuscita quindi a curare la tua dipendenza? Non lo so, non lo so, perché ho paura che comunque la dipendenza poi vada su altre cose. Quantomeno quella sui libri non è così dannosa. Tra l'altro, no, poi con gli ebook sono riuscito anche a limitare la spesa, che veramente era anche una roba. Perché ho provato, ma quella è una forma di dipendenza. A un certo punto ho provato a dire, ma dai. Vado in biblioteca, in fondo è la mia, la considero la mia stanza in più di casa. Mi sono convinto, cioè, mi sono raccontato questa storia per poi capire che non è assolutamente così, non vale, e ho iniziato ad acquistare. Tra l'altro, c'è una cosa carina anche a me capita, forse è una delle poche cose che mi concedo in cartaceo, a volte di comprare libri che so che non leggerò o che so che non potrò leggere. Ma il solo acquisto mi avvicina a quel libro, mi avvicina a quella storia, a quella lettura. Allora lo prendo, poi lo appoggio sul tavolo, poi lo metto nel comodino, poi dopo un po' finisce nella libreria e poi finisce nel dimenticatoio. Quindi, no, adesso sto peggio di prima, sto riniziando a leggere. Ancora Guidoni che... Approfitto, magari così parliamo un pochino anche te. Poi ci sono anche degli interventi interessanti, dopo ti ridò la parola. No, ti volevo dire una cosa. Come dire, c'è una dimensione. La lettura è una cosa molto solitaria. C'è un bellissimo libro di piccolino così di Pozzi che si intitola Tacet, che in realtà è una riflessione sulla meditazione, che nelle ultime pagine c'è proprio delle bellissime pagine sul libro, che dice sostanzialmente il libro è l'amico migliore perché ti parla solo quando ne hai voglia, ti ascolta sempre, non ti abbandona mai, è sempre disponibile, no? È bellissimo, no? Questa cosa qua. Quindi la dimensione della lettura è quasi, direi, per definizione, una cosa proprio solitaria. La lettura come la conosciamo noi. Un libro che va avanti, non sei solo che lo leggi, no? Poi lo puoi leggere anche ad alta voce con degli altri, però in sé. Però c'è anche la dimensione di parlare poi dopo, no? Dei libri che si sono letti. Perché dopo in qualche modo si crea un pochino anche di... c'è l'aspetto anche comunitario dei libri. Una volta che uno ha letto un libro, fatto salvo che non degeneri in performance, per cui io ne ho letto uno più di te, dopo diventa una gara chi ne ha letto di più, però quando due persone hanno letto lo stesso libro è anche bello dopo discutere su quel tema lì, anche perché è vero quello che dici, un libro uno lo riceve in un modo e un altro lo riceve in un altro. Però in qualche modo si crea una compartecipazione. Quando noi all'istituto ci troviamo e parliamo dei libri che abbiamo letto, tanto per citare una cosa che ci accomuna, è molto bella anche questa dimensione. Cioè, forse la lettura non va pensata solamente come un qualcosa che si esaurisce nel solo atto di leggere un qualcosa, ma sono tolkieniano da questo punto qua, è anche un modo per entrare in un mondo alternativo. Che sia fantasy, che sia un romanzo giallo, che sia anche filosofia da questo punto di vista qua, no? È un modo per condividere assieme, per esplorare assieme un certo universo, no? Un certo universo di significato. Secondo me c'è anche questo aspetto collettivo della lettura, ecco, ma non collettivo nel senso che tutti hanno sentito parlare, proprio quando io e te parliamo di un libro, ecco. Capiamo probabilmente meglio il libro perché tu hai visto delle cose che io non ho visto. Non so, è giusto quello Sì, che dico, secondo me. perché poi i libri sono anche libri di facciata,
cioè sono inessenziali in quanto tali, ma essenziali per la discussione. Quindi ci confrontiamo prendendo come pretesto il libro che tutti e due diciamo di aver letto, poi chissà se l'abbiamo letto o come l'abbiamo letto, però ci arricchisce. Ma fondamentalmente poi stiamo parlando cioè del nostro modo d'essere, entrambi, no? Però sì, è arricchente. Sulla dimensione intima sono d'accordissimo, perché poi le grandi, almeno per me, rivelazioni non sono mai arrivate da lettura a voce alta, ma quasi sempre in orari assurdi, leggendo dei libri, e per me sono stati anche dei maestri. Mi hanno confortato nei momenti difficili, questo soprattutto per la filosofia, ma più che per le storie. Non lo so, perché nelle storie comunque poi posso prendere degli insegnamenti, ma so di essere all'interno di un mondo fantastico. Però sì, funziona anche quello, ecco. Ci sono un sacco di domande intanto, se vai sul basso, ne stanno Sì, arrivando. allora, da Io purtroppo non riesco. questo di Antonella che dice: chi ama leggere sa di avere opportunità di lettura sterminata, l'ansia vera è quella di sbagliare il libro, interrompere un libro è faticoso. Sì, nonostante, torno sopra, Guidoni ci consigli il libro di Pennac, I diritti del lettore, che è uno dei diritti è proprio quello di abbandonare i libri. Io mi sforzo di farlo, però dopo averci provato più e più volte, cioè non è una cosa che faccio a cuor leggero, che dico, oh, vabbè, dai, un brutto libro. Cioè, comunque magari salto 10 pagine, provo a leggere, poi lo chiudo, poi ritorno, e capisco che è proprio una resistenza, non so, imposta da cosa, ma è difficile interrompere il libro. Sarebbe interessante poi anche capire il modo. Anche qui ci sono aneddoti incredibili di come la gente scelga i libri, chi solo per la copertina, ognuno ha delle strategie incredibili. Tu come lo scegli il libro, Claudio? Molto dai consigli che mi dai tu, che mi davi tu. Beh, molto, molti consigli. Devo dire che quello lì, se, tra di noi, quando ci consigliamo, difficilmente sbagliamo la lettura. Ecco. E poi, dipende, sai, ci sono libri e libri anche lì. Ci sono libri di studio, come dicevi tu, quelli di filosofia non li puoi leggere su un ebook, li vanno studiati. Ci sono quelli della letteratura, magari vedono anche una copertina interessante, un titolo bello, quello lì ti può catturare, ecco, quelli sicuramente. Ci sono tanti meccanismi, anche perché c'è libro e libro, ecco. Un libro di filosofia lo leggiamo perché già stiamo studiando quel tema lì. Un libro di Sì. letteratura, dipende. Adesso io ho la fortuna che ho anche i miei figli che leggono in questo momento qua e quindi mi consigliano anche loro, no? Dei libri, ad esempio, ho letto uno di Calvino, bellissimo. L'ultimo che ha scritto sul viaggio, il viaggiatore, particolarissimo quel libro lì. Adesso non mi ricordo neanche il titolo perché è un libro che parla di libri, è Sono bellissimo. notte d'inverno viaggiatore. Esatto, è quello lì. Quindi io lì perché lo stava leggendo mia figlia, poi me l'ha passato. Delle volte l'inverso, ne leggo uno, lo passo a mia moglie, mi passa sempre i gialli. Ecco. C'è un aspetto anche comunitario che accomuna quella lettura, quello è molto bello secondo me, quando si Sì. riesce a imbastire in qualche modo. Infatti qua ho Jacopo che mi dice: fonti che usi per scegliere nuovi libri, perché quanto tempo dedichi e quanta fatica richiede la scelta del giusto libro per te? Una volta che hai iniziato abbandoni mai una lettura che non ti aggrada, allora diciamo è difficile abbandonarla, però ultimamente lo faccio, anche se ho un po' di senso di colpa. Per la ricerca non è semplice, è un casino. Trovare il libro giusto, però io mi sono costruito negli anni una comunità di persone che non lo sanno, magari, di cui mi fido. Io, allora, il libro che vi ho citato, perché vi spiego Però come ho Jacopo, fatto. Allora, scusa, non gli hai mica le risposte. Una volta che hai iniziato, abbandoni mai una lettura che non ti aggrada? Non ho capito sì, che l'abbandono, ma anche con senso di colpa. senso di colpa. A fatica, spesso mi sforzo di finirlo comunque, però a Certo. volte, anche quando ho preso dalla rabbia, perché è proprio un libro che mi fa incavolare, lo mollo, ma il senso di colpa c'è. No, ma allora, perché?
Qual è il libro più faticoso che hai finito di leggere ma che ti ha dato più soddisfazione? È legato a due aspetti. Allora, uno è il libro il cui incipit vi ho letto inizialmente, che vi consiglio se non l'avete letto, è la versione di Barney di Mordecai Richler. Grandissimo libro. E per me è un libro, una cartina di tornasole. Su Anobi io facevo così. Se andavo a cercare la persona che aveva messo 5 stelle alla versione di Barney, perché è un libro tosto. Che il non lettore fa fatica, anch'io dicevo, è un libro che ho provato a leggere 3 volte, mi annoiava, pagina 50 e lo mollavo. Poi quando l'ho letto, cioè per me è stato una folgorazione, e da lì ho letto tutto il possibile di Mordecai Richler, perché il suo stile di scrittura a me fa impazzire. E allora cercavo, guardavo il libro su Anobi, vedevo, non so, Claudio Testi ha messo 5 stelle. Ah, bene, allora andavo a vedere la libreria di Claudio Testi e andavo a vedere tutti i libri che avevano 5 stelle. Mi facevo un'idea, cioè chiaro, se rispondendo aveva dato 4 stelle a Gramellini, perché si vergognava di mettergliene 5, avendo messo 5, non so, a Dante, lo escludevo. Quindi ci sono anche dei libri civetta, anche se a volte può capitare, ognuno ha delle debolezze, no? Quindi anch'io quando dico che leggo Camilleri, tutti in Montalbano li ho letti, alcuni storcono il naso, ma ognuno ha le sue debolezze, ecco. E da lì mi sono beccato un po' una lista di 10 persone che effettivamente quando mettono su dei libri con 5 stelle, generalmente sono libri improbabili, non mainstream, andavo a leggerli e mi sono mantenuto queste persone qua come contatti seri. Poi ci sono, ognuno ha le sue strategie, io penso, pur non amandolo come scrittore, Baricco è un grandissimo lettore. E i libri che consiglia Baricco, c'è un libro che lui ha scritto in cui ci sono 50 libri, era una rubrica che scriveva su Repubblica, che poi è diventato un libro, 50 libri, non mi ricordo il titolo, in cui lui recensisce 50 libri che gli hanno cambiato la vita. E non li ho letti tutti, ma una trentina di libri consigliati da lui, e posso dire che sono spettacolari. Quell'uomo lì magari non vi piace come scrittore, ma è un grandissimo lettore. E c'è sempre una chicca nei libri che lui consiglia. E poi dipende anche da quello che cerchi. Io cerco molto stile, più che storie. Sono un devoto della scrittura, quindi mi piacciono le scritture particolari. Per questo Bernard, che è assolutamente leggibile, ma è molto bello. Allora, qui... un attimo. Ah, ok. Rispetto forse più all'aspetto sociale, Guglielmo Masetti ci dice: io negli anni ci ho provato a condividere le mie letture, poi ho smesso perché chi ho incontrato non leggeva libri. Quindi macino letture e me le tengo per me. Io in un mondo come l'avrei voluto io, avrei fatto il consigliatore di libri. Mi piacerebbe un casino assegnare alle persone i libri giusti. È un'opera di lettura psicologica della persona, no? Per potergli consigliare il libro che in quel momento, cogliendo il suo stato d'animo, può farlo sentire a casa. Non dico aiutarlo, perché non credo poi che ci sia questo aspetto qua. La Silvia ci mette una citazione. È vero che a volte chiudo la porta della mia stanza e mi immergo in un libro, ma solo perché posso riaprirla e c'è una persona che alza lo sguardo verso di me. Molto romantica oggi la Silvia. Comunque ti confido che l'Ulisse di Joyce, ma non mi do per vinto, ho già provato 3 volte a iniziare a leggerlo, ho il record di essere arrivato a pagina 46. La prima volta sono arrivato a pagina, non so, 5. È tosto, cavolo. Infatti. Ma d'altronde, pensa a mettersi a leggere oggi la Divina Commedia, cosa può essere? È più duro Ulisse. Secondo me è più duro Ulisse, da questo punto di vista qua. Ma non lo so. La Divina Commedia ha la sfiga però di essere italiana, nel senso, quindi non avrai quasi mai, cioè non puoi accedere ad una traduzione in italiano corrente, no? Hai la versione originale con tutto l'apparato di note e lo rende molto difficile da leggere. Invece l'Ulisse
pur avendo a parte il libro di note, quantomeno puoi trovare delle traduzioni più scorrevoli. Però vabbè, è un libro. Penso che l'ho letto tutto, è stato un, ci ho messo due o tre mesi. Beh, è una grandissima esperienza. L'ho letta, proprio letta, non posso dire davvero. Quale, letta, scusa? Ho perso il titolo. No, la Divina Commedia. Divina Commedia. L'ho letta tutta, mi sono messo di 3 mesi, 3-4 mesi, me la sono letta tutta di fila, chiaramente, come dire, recependo quello che recepivo, però veramente un'esperienza incredibile. Secondo me si riesce a fare abbastanza bene la Divina Commedia, non è così improba la cosa. Sì, cioè, vabbè, io dicevo prima, perché poi a scuola comunque, anche se non l'hai letta, te l'hanno somministrata in ogni modo, quindi... Esatto. Quindi anche quello aiuta. Ma poi ci sono... Vai, volevo risponderti ad Elena che dice il libro che poi ti ha dato più soddisfazione. Io il libro, in effetti, più difficile che mi ha dato soddisfazione, ma che non reputo il più bello, è stato Infinite Jest di Foster Wallace, perché è un libro mastodontico che fai fatica a volte a capire, ma è fenomenale. Ma ce ne sono troppi, perché noi viviamo così tante vite. Non lo so, l'esperienza mistica di leggere tutti i libri di Trainspotting, Skag Boys, perché chi ha solo visto il film può dire, anche questo sarebbe un bellissimo argomento, libri che sono molto più belli del film o film che sono più belli del libro, esistono entrambi, leggersi Trainspotting è un'esperienza fenomenale, incredibile, così come lo è leggere Arancia Meccanica, che va ben al di là dei film, perché qua c'è la mia collega che, ad esempio, è impazzita per quella, lei vorrebbe proprio conoscere la traduttrice dell'Arancia Meccanica, perché è un libro difficile solo da immaginare nella traduzione, cioè tutto con uno slang inventato. Così come sarebbe interessante anche vedere le traduzioni di Camilleri all'estero. Tra l'altro, Camilleri, invece, se avete antipatia per Montalbano, e vi posso anche capire, tutta la produzione di Camilleri non legata a Montalbano è 10 spanne sopra, ed è sostanzialmente quello che l'ha veramente qualificato come scrittore. Ci sono libri storici di Camilleri che sono fantastici, ne ha scritto 2 sul fascismo, la presa di Macallè è privo di titolo, c'è libri storici come Il re dei Girgenti, ambientato nel 400, sono spassosissimi, sono libri... c'è molto di più oltre al suo Montalbano, che gli serviva per pubblicare, ecco. Allora, sì, l'Odissea di Giulio è un capolavoro, ci ho impiegato 2 anni, però mi sono fatto aiutare da una guida ed è stata utile. Vabbè. Ma io anche quello di Musil, no? L'uomo senza qualità, lo vorrei leggere, però lo stavo per comprare l'altro giorno, ho detto, me lo tengo in casa. È Enrico che ci spinge su quello. Anche quello non sono riuscito a finire, francamente. Anche Silvia dice, comunque, se qualcuno mi dice che ha letto Finnegan's Wake è uno spudorato mentitore. Cioè, che Finnegan's Wake è un libro preparatorio, no? di dell'Ulisse, o sbaglio, confondo, credo che il traduttore l'abbiano ricoverato. Allora, Jacopo mi dice, ok che si è ossessionato dai conteggi, ma un po' di nostalgia a fine lettura, c'è qualcosa di poetico anche nel dispiacere di dover abbandonare quei personaggi che ti hanno accompagnato. Sì, arrivare quando arrivi verso la fine ti dispiace, penso anche nella rilettura, anche se degli anelli. Parto carico, poi quando capisco che storia, no, cavolo, cerchi di rallentare. Io faccio fatica nelle riletture. Sì, No, siccome non amo le... No, no, dico, dipende da che tipo di libro, ecco, chiaramente. Una narrazione si rilegge ogni tanto. Sì, io non... Cioè, proprio per l'ansia che ho sempre avuto di conquistare più libri possibili, la rilettura l'ho sempre immaginata come una perdita di tempo. No, cavolo, devo leggerne uno nuovo. Devo aggiungere un'attacca...
L'ultimo di cui è stato Furore di Steinbach, in cui mi sono veramente, mi è dispiaciuto averlo finito. Anche per come quei personaggi poi arrivano nella parabola della loro vita, mi ha veramente intristito. Forse è stato l'unico libro che ho letto in lockdown. Addirittura, accidenti. Senti, ma hai ripreso a leggere adesso? Guarda, ho ripreso da pochi giorni. Ah, bene. Tra l'altro, vabbè, perché ho scoperto, è uscito il libro di un autore che mi piace abbastanza, non posso dire che amo, che è Manuel Carrer, è appena uscito Yoga, libro che insomma, è stato anticipato un anno fa perché all'uscita si è preso le denunce della sua ex moglie. Interessantissimo, la moglie ha divorziato dalla moglie, nel contratto del divorzio lei aveva imposto che lui non la usasse più nei libri, perché lei si era rotta in tutti i libri compare come personaggio, no? E dice basta, mi ha rotto le palle, perché cioè, io devo fare sempre la sfigata, adesso basta, divorziamo e tu firmi qua. E lui nonostante questo nel libro compare. Insomma, sono state delle lettere degli avvocati di lei, lettere degli avvocati di lui, in cui lui poi dice sostanzialmente: io non posso fare a meno di parlare di te, perché tu sei la mia vita e sei stata la mia vita, quindi io non posso evitarlo. E niente, quindi si è creata questa situazione. Il libro è uscito una settimana fa per Adelphi, nella traduzione, quindi adesso voglio leggere quello. Sto leggendo però Due vite di Trevi, che candidata allo Strega, sarà una grande delusione perché il vincitore dell'anno scorso lo lessi e non mi ricordo proprio niente di Veronesi, il Colibrì, non mi ricordo se non il titolo. E poi un libro che invece vi voglio far vedere che è molto bello, che è nato da è una collana, Cose spiegate bene. Anzi, togliamo questo, così si vede più. È un libro che è nato dalla collaborazione tra Iperborea, che è casa editrice specializzata in libri del Nord Europa, che ha quella bellissima edizione stretta e lunga con la carta go morbida goffrata dentro. So tutte queste cose perché sto leggendo questo libro, che la carta sia goffrata. Loro vogliono fare una serie di libri che spiegano nel dettaglio tutto. Allora, questo qua è il libro sui libri, in cui ci sono le statistiche da cui sono partito oggi, tutte le diciture dei libri, ma soprattutto ci sono una serie di cose bellissime. Ieri ne stavo leggendo la storia dei titoli dei libri. Allora, tipo Il nome della rosa di Umberto Eco doveva uscire come Delitti dell'abbazia. Poi era stato scelto blitiri, termine usato dai dodici medievali per indicare una parola senza senso. E alla fine scelto Il nome della rosa, che non c'entrava, secondo lui non c'entrava nulla col libro, però piaceva carino, eh? Dove aspetta? Guerra e pace avrebbe dovuto intitolarsi Tutto è bene quel che finisce bene, oppure Le tre ere. Il grande Gatsby doveva intitolarsi I milionari, poi in realtà ce ne sono tanti altri. Infinite Jest di David Foster Wallace, Un divertimento fallito. 1984 di Orwell doveva intitolarsi L'ultimo uomo in Europa. Erano gli ultimi due titoli rimasti in ballo, erano The Last Man in Europe e 1984. Moby Dick doveva intitolarsi La balena, banalmente la balena. Il Dracula, il morto non morto. Insomma, ci sono tante, tante di queste. Tommasetti ci dice che lui rilegge sempre Dracula, quindi non so se Tutto. conosci. Guglielmo, no, non credo di conoscerlo di persona. L'ultimo intervento che ha fatto, se vuoi farlo Sì, passare. purtroppo l'autore è stato molto considerato, ma ora la critica letteraria lo sta riscoprendo, è veramente un grande della letteratura. Assolutamente, anch'io, io Dracula l'ho letto recentemente, proprio perché volevo leggerlo, perché fa parte di quei libri così assurdi, cioè che hanno
contaminato l'immaginario collettivo con film, fumetti, videogiochi, lo trovi dappertutto, però poi magari non hai mai letto quel libro. E allora a volte mi piace dire, cavolo, voglio andare a vedere, voglio vedere... L'ho fatto anche con Lupin, che mi stupiva, ne abbiamo parlato anche di questa cosa, i cui libri non sono famosi. Io sono andato a cercarli in biblioteca quando era uscita appena uscita la serie su Lupin, su Netflix, e proprio la Feltrinelli in centro mi avevano detto, guarda, noi non ce li abbiamo questi gialli dell'Ottocento. Poi giro 2 settimane, adesso sono pieni, perché... Però appunto, libri, non avevo mai sentito dei libri di Lupin, mentre Sherlock Holmes, tutti dicono, vabbè, leggi il libro, Lupin no, ti dicono, ma guardati il cartone, al massimo. Comunque, questo è molto interessante, c'è tutta la storia dei font che si usano, e poi sono anche curioso di capire quali saranno i prossimi temi che ci vogliono descrivere. Niente, io credo che ci siamo, vi lascio andare a prendere il gelato, che vi siete meritati stasera. Va bene, sei stato molto 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 bravo, come al solito, e mi fai sempre riflettere, ecco, ma ne rifletteremo in presenza breve, speriamo, insomma, in qualche modo. Noi ringraziamo volentieri tutti quanti della partecipazione, ripeto, noi come istituto continuiamo a essere presenti su Facebook e Instagram con recensioni e podcast, e poi ci rivedremo a settembre con la ripresa dell'attività in qualche modo, va bene? Grazie a tutti. Il video, perché è arrivato alla fine, rimarrà nel nostro canale, lo metteremo anche su YouTube nei prossimi giorni, quindi se avete voglia di rivederlo è qui. Andate, grazie, sì. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata. Ciao, grazie.